Osmani Quantorena, MVP di questo mondiale per club, chiuso al secondo posto, un secondo posto che forse lascia un po' di rammarico soprattutto per quel primo set, magari vincerlo avrebbe potuto cambiare qualcosa? Sì, c'è tanto rammarico perché ce la potevamo fare, quindi il primo set purtroppo l'abbiamo buttato via con tante occasioni perse, però merito anche loro che ci hanno messo tanta pressione, per cui mi dispiace tanto perché eravamo così vicini a allungare la gara. Dopo, per carità, forse vincevano lo stesso, però almeno non era 3-0. Secondo posto che però rappresenta un risultato comunque straordinario per questa Cucine Lube Civitanova. Siete stati protagonisti di una settimana fantastica in cui avete giocato delle partite fantastiche e soprattutto tu hai sfoderato delle prestazioni straordinarie, non a caso ti è arrivato anche il premio di MVP dell'intera manifestazione. Cioè, insomma, sono contento di questo premio, ma avrei preferito vincere. Penso che questo premio me l'hanno dato per le 5 finali più che altro, perché da solito l'MVP lo merita la squadra vincitrice, quindi io penso che Leon, il mio collega, lo è stato, però l'hanno dato a me, quindi lo prendo volentieri. E abbiamo fatto un mondiale perfetto fino ad oggi, dove nessuno ci ha regalato niente, siamo arrivati qua con il nostro gioco, però purtroppo non siamo arrivati a chiuderlo in bellezza, però questo secondo posto vale tanto per noi, per questo gruppo, e impareremo e andremo avanti così. Ha vinto il Kazan, da tutti considerato una squadra di marziani, una squadra però con cui voi avete di fatto giocato alla pari. Questa consapevolezza quanto potrà esservi utile nel proseguo della stagione? È quello che mi dispiace, che eravamo lì, al di là che loro sono molto più forti di noi fisicamente, eravamo sempre lì attaccati alla partita, però purtroppo alla fine hanno fatto la differenza nei momenti che contavano, per cui è andata. Noi siamo consapevoli che siamo forti, per cui lo abbiamo dimostrato e lo continueremo a dimostrare. Adesso impareremo di questa sconfitta, ci teniamo stretto a questo secondo posto e pensiamo testa al campionato, già anche la Champions, quindi primi, insomma, adesso è lunga ancora, per cui niente, testa al campionato. Rammarico anche per l'occasione in quel secondo set dove...